Piscina, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare un pochino di una situazione un po' importante, perché la Juve potrebbe fare un'operazione di mercato, l'ultimo giorno di mercato clamoroso, un acquisto in più che secondo me non serve, vi dico già subito cosa ne penso, però è un acquisto che purtroppo Giuntoli sta pensando di fare, quindi è un nome che c'è, che funziona all'interno del contesto attuale. Io vi dico la verità, sto nome non lo prenderei, ve lo dico con tutta la chiarezza del mondo. È un nome che potrebbe arrivare negli ultimi giorni per aiutare un pochino la squadra ad avere più, diciamo, nomi importanti lì davanti, però è un nome che io non prenderei. Quindi partiamo dal suo presupposto, già mo te lo dico subito subito, per me non vale la pena andare appunto a prendere questo giocatore. Però raccontiamo, diciamo un pochino le cose come stanno, in modo tale appunto da chiarire un po' la situazione e cercare di comprendere che cosa però fa, dovete fare tre cose: l'iscrizione, il like, il solito like, la solita, ovviamente dopo il like anche la campanellina. Mi raccomando raga, perché se voi non attivate la campanellina delle notifiche non vi arriva mai niente, quindi se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social e fate questo, insomma, se vi va. Allora, Berardi torna un nome importante per la Juve. Voi sapete che Berardi sta al Sassuolo, Sassuolo sta in Serie B. Sassuolo vive un periodo un po' particolare perché praticamente è una squadra che, cioè, giustamente adesso ha dei nomi che non può tenere, non può avere in squadra. Loro vogliono andare via, quindi Berardi, uno di quei giocatori, tra l'altro, che sta spingendo per andare via. Di conseguenza la Juve è molto interessata a lui perché la Juve ha già preso comunque due ali nel momento in cui giro. Se riesce a cedere altri giocatori, ne prende una terza. Vorrei che fosse chiaro questo punto, ma per questo vorrei anche che la gente capisse che Berardi attualmente non serve a niente. È un elemento che non serve letteralmente a niente. Allora, io non ho niente contro Berardi. La gente mi ha scritto più volte in alcuni video precedenti su Berardi che ho fatto. Mi ha scritto e mi ha detto: Metto, ho notato che tu Berardi proprio non lo vuoi. Ma per quale motivo non vorresti Berardi? Eppure Berardi è un giocatore che in carriera ha fatto qualcosa, no? Nel senso, ha segnato più di 100 gol con il Sassuolo, un giocatore che comunque ha fatto tanti anni di esperienza, quindi è un giocatore che comunque ha fatto qualcosina. Io non ti sto dicendo che Berardi è scarso, io ti sto dicendo che Berardi non è da Juve. Perché se ne ha 100 gol col Sassuolo, equivale a segnarne 20 con la Juventus. A me dispiace di sta cosa, perché poi sicuramente capita alla persona che non capisce bene quello che dico e equivoca quello che sto dicendo. Però, fondamentalmente parlando, la squadra in cui tu giochi è comunque un fatto, è una cosa che conta. Cioè, fare una stagione ad alti livelli al Real Madrid è diverso da fare una stagione ad alti livelli al Genoa. Capite qual è il discorso? Sono due piazze diverse, sono due contesti completamente differenti, quindi è normale che io vada a giudicare Berardi anche in relazione a quello che ha fatto. Ora, non ti sto dicendo che sia scarso, che sia un cattivo giocatore. Ti sto dicendo che Berardi è un buon giocatore, ma data la situazione esterna attualmente, con Weah, che comunque può fare anche il terzino, gioca dietro, eccetera, eccetera, Nico, con Seisao, si può arrivare anche un altro esterno nel momento in cui parlo, se tu riesci comunque almeno a cedere qualche altro giocatore che hai, cioè l'altro esterno che deve arrivare, cioè non mi fate arrivare Berardi. Pure perché è un giocatore che io non riesco a identificare come si deve, no? Perché questa è una squadra che fondamentalmente parlando possiede giocatori in attacco vari, cioè noi abbiamo un attacco secondo me di buon livello, non abbiamo un pessimo. Io penso che l'attacco della Juve rispetto all'anno scorso sia molto migliore, cioè noi abbiamo preso, voglio dire, giocatori come, ti ripeto, abbiamo preso già queste due ali che abbiamo preso, sono due giocatori che comunque, nonostante a me Nico non mi faccia impazzire, non mi piaccia molto, però ammetto che comunque è un buon giocatore, non è scarso. Cioè, meglio avere Nico che avere Weah. Il problema è che l'hai pagato un botto, quindi l'hai pagato troppo, quindi è quello il problema. Il fatto di prendere Berardi pure in prestito, perché si parla di Berardi in prestito, cioè mi lascia un po' perplesso perché dico, ma alla fine del discorso, no? A che servirebbe a sta squadra? Berardi non è più forte di Nico e non è manco più forte di Conceição. Cioè, alla fine a che serve? Forse è forte quanto UEA. Molta gente mi ha detto, Matt, però Berardi ha fatto la sua carriera. Ti ripeto e ti ribadisco, io non ti sto a dire che Berardi è scarso, o che Berardi sia un giocatore totalmente inadeguato, o che Berardi sia sbagliato. Io ti sto a dire che Berardi è un giocatore che purtroppo, per quanto mi riguarda, non possiede le qualità tecniche necessarie per giocare alla Juve.
Cioè, non prenderei Berardi. Poi giustamente c'è chi lo ama, c'è chi lo apprezza. Io rispetto, certo, assolutamente. Però se dovessi decidere io non prenderei Berardi. Ma non lo vedo neanche utile a quello che deve fare Motta. Cioè, se Motta gioca in un certo modo, quindi un gioco un po' equilibrato, perché comunque Motta non è uno che guarda solo all'attacco, come qualcuno dice. Motta è un allenatore equilibrato. È un allenatore comunque dà molta importanza alle fasi, quindi è un allenatore che comunque dà indicazioni precise. Io Berardi non c'ha senso, è un'operazione Berardi, non c'ha senso. Cioè preferirei più un centrocampista, capito? Oltre a devi prendere un'altra ala, perché io vorrei prendere un'altra ala, se esce Chiesa e se escono anche altre cessioni, a me piacerebbe prendere un'altra ala, perché comunque, raga, ti serve gente che gioca su entrambe le fasce, quindi io prenderei un'altra ala. Però comunque, oltre a quello, io prenderei un altro centrocampista. Cioè, oppure, ad esempio, un terzino destro titolare, visto che Kalulu lo fa, oppure un terzino sinistro di riserva, perché c'è sta Cambiaso che comunque fa a sinistra quest'anno, ma è comunque un giocatore, Cambiaso, che se si fa male con chi giochi, col ragazzino che viene da là. Quindi lascia perdere. Io vorrei investire questi soldi in un altro giocatore. Non mi sembra che Berardi sia un giocatore oggi che possa rappresentare per noi un qualcosa di utile. Cioè, me lo dico sinceramente. Poi ci può stare pure uno che dice: no, Matt, ma Berardi comunque è un giocatore che mi piace. Ok, però mi spieghi cioè, che serve? Se io non avessi preso due esterni, dico, ma tu non hai preso nessuno, sei arrivato all'ultimo giorno di mercato, ti serve uno, sei energia, allora vabbè, prendilo in prestito, paghi 2 milioni, 3 milioni per il prestito, ti prendi Berardi, quello è. Perché è l'ultimo giorno e mi serve un nome, ma se io ho preso già due ali, no? E le abbiamo già prese, e poi abbiamo ovviamente una terza da prendere, ma dobbiamo prima vendere qualcun altro. Cioè, io, per quanto mi riguarda e per come sono fatto io e per come ragiono nel calcio, cioè, uno come Berardi non serve a niente. Raga, Berardi è un giocatore che non è mai stato una grande squadra, diciamoci la verità, è arrivato a 30 anni, ha giocato al Sassuolo, ha fatto la sua vita, la sua carriera, niente contro il ragazzo. Ci mancherebbe altro, non è mai stato un giocatore da grandi squadre, non è mai stato un top, non è mai stato uno che, cioè, non lo vedo più forte di altri che abbiamo noi in rosa, sinceramente. Quindi, cioè, secondo me è un'operazione che non ha molto senso, un'operazione che secondo me non si deve fare, cioè, te lo dico sinceramente, non c'entra proprio niente, cioè, è un giocatore che più lo vedo giocare, più lo osservo, più per me c'entra niente, cioè, è un elemento che io non prendo, ma io non l'avrei preso manco anni fa. Cioè, a me quando anni fa, io mi ricordo bene che Marotta era dirigente della Juve e c'era sto nome di Berardi, no? C'era sta cosa, Berardi va alla Juve, Berardi va alla Juve. Quando io leggevo il nome di Berardi, io pure all'epoca, io dicevo di no. Cioè, tante volte ho fatto i video su Berardi pure degli anni scorsi, 4, 5, 6 anni, e dicevo pure più di anni fa, tipo 4 anni fa, 5 anni fa, c'era sto nome di Berardi che tornava costantemente. Io ogni volta in ogni video dicevo, raga, non lo prende, perché Berardi non è tutto sto granché, attenzione, perché comunque è un giocatore che secondo me non vale una grande piazza, non è un giocatore che vale un grande club, è un giocatore normale, quindi è un giocatore buono per squadre di media classifica. Punto. Arrivato a 30 anni, se nessuna big ti ha preso sul serio, cioè a un certo punto, tesoro, dice no, perché Berardi è una bandiera. Io penso che se una big avesse voluto Berardi veramente l'avrebbe preso. Non è un giocatore da big. Punto, niente di male, non c'è niente di male in tutto questo, non è che è una cosa brutta, però non è una critica la mia a Berardi, non è un attacco a Berardi, ci mancherebbe, niente contro, però è un giocatore che alla Juve, non, cioè, per me non serve, per me è proprio un elemento che non serve letteralmente a niente, cioè è un nome che io non prenderei mai per il mio mercato, mai. Poi se lo prendi, non è che, è che urla, ci mancherebbe, però è un giocatore che, cioè, io non considero all'altezza di una squadra del genere. È un mio parere personale. Poi la gente può dire quello che vuole. La gente crede che Berardi faccia 100 gol al Sassuolo sia un fenomeno. Cioè, lascia perdere. Non è da questo. Non è così che si vedono i giocatori forti. Non è che se fai 100 gol in un contesto in contesto così, allora sei un fenomeno attualmente. Perché allora c'è un sacco di gente che ha fatto 200 gol in Bundesliga e sa manco. Non stava porra, voglio dire, ci sono un sacco di giocatori che hanno grandi numeri e poi in realtà non è vero nulla, cioè ci sono dei problemi sereni, dei problemi chiari, grossi come una casa. Quindi volevo sapere da voi un pochino, cioè nel senso volevo capire un pochino che volevate voi, che cosa dite,
cosa ne pensate voi, perché io sono un po' dubbioso su questa cosa, nel senso mi sento un po' mi serve un'opinione, cioè voglio la vostra opinione. Che pensate voi?